Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e visto che l'altra volta vi ho portato per la prima volta il mio svuota la spesa, ho deciso di portarlo un'altra volta perché visto che abbiamo fatto una spesa anche più grossa rispetto all'altra volta, quante volte ho detto volte, volte, volta, appunto ho deciso di portarvi con me sia a farla con qualche clip, ma soprattutto a vedere i prodotti. Anche perché veramente è arrivata la stagione dell'estate dove è pieno di angurie, cocomeri, come le chiamate, melone, pesca, banana, tutte vabbè, le banane ci sono praticamente tutto l'anno, però tutti i frutti, diciamo che veramente io amo da impazzire. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, io direi subito di andare insieme a fare la spesa. Allora, questa è tutta la quantità di roba che abbiamo preso. Partiamo. Allora, questi qui sono i fagioli, cannellini, che non, bortolotti, proprio di tutte le tipologie, che io non li mangio perché non mi fanno impazzire, però ovviamente ci sono. Poi qua, buon fine, meno 30%, alette di pollo al BBQ, anche se a me tanto al BBQ non sembrano, però c'è scritto così. Yogurt magro zero, che a me non piace neanche un po'. Poi ragù contadino, perché di solito prendiamo sempre Montanaro, ho voluto provare a prendere il contadino per una volta. Bevanda vegetale di soia come al solito. Qua pan bauletto integrale che si è un po' deformato in mezzo a tutta questa roba. Funghi coltblerotus, boh, sono dei funghi, sempre buoni i funghi. Poi qua di nuovo abbiamo, cosa sono, lenticchie? Boh, non c'è scritto. Ceci, ok, sono ceci, sia questi che questi. Pasta, noi prendiamo sempre questa integrale di Viviverde, che è veramente ottima. Poi abbiamo altri fagiolini, altra, questa cosa è sempre soia, vitalità sì. Altre lenticchie, qui abbiamo mille legumi che io ovviamente non mangio perché non mi piacciono. Limone, succo di limone, anche questo non fa tanto per me. Altro yogurt magro, zero. Ricotta ci sta sempre. Poi qua abbiamo preso anche la vodka gin. Loris! Ma hai preso il gin? Perché? Vabbè, Loris ha preso il gin, io pensavo fosse vodka, vabbè, che comunque siamo lì come gusto, tutte e due non sono granché, però vabbè, per ogni tanto bere, tipo come questo succo che abbiamo preso, che dovrebbe essere arancia rossa, se non sbaglio, sì, è bevibile, dai, ogni tanto per fare una specie di aperitivello ci può stare. Poi qua abbiamo preso il carciofo viola, no, cavolo cappuccio rosso, beh, viola più o meno.
Poi altra pasta, i fusilli, che penso che i fusilli insieme agli spaghetti siano la mia pasta preferita in assoluto. Qua altra soia, mortazza qua, la mortadella. Questa è veramente top, anche se per la dieta non è tanto indicata, però ogni tanto ci può stare. Qua altri fagioli, altri fusilli, un'altra ricotta. Passiamo di qua, qua abbiamo preso origano, che ci sta sempre. Qua pesce, che pesce è questo? Sogliola, questa è molto buona, anche questo come vedete è sempre offerta speciale. Poi menta, foglie di menta. Ok, questo non l'avevo notato. Poi latte, questo è per me, UHT scremato, questo ogni tanto quando mi capita di mangiare con cereali, cose così, insomma lo uso. Passata di pomodoro, che io la amo, mi mangerei tutti i giorni pasta con la passata al pomodoro, non mi stancherei mai. Altri fagioli, lenticchie, quello che è, sì. Ragù montanaro, questo è buonissimo, inimitabile. Scorta di parmigiano reggiano, che poi non so se sia proprio parmigiano reggiano, ma ci assomiglia molto. Formaggio grattugiato, vabbè, sia lì. Questo era anche in sconto, quindi ne ho approfittato. Poi io tutti i giorni la mangio, si mangia la pasta. Aceto, che lo sto per finire, aceto balsamico di Modena, io lo amo. Rispetto a quello normale bianco, mi piace un botto l'aceto balsamico. Qui abbiamo guizza pompelmo, questa sicuramente se la berrà Loris perché io le bibite frizzanti non le amo particolarmente. Questa è un'altra gassosa, sempre per Loris. Come potete notare abbiamo dei gusti un po' differenti su certe cose. Altre penne, queste pesche che ho scoperto che si chiamano la tabacchiera, che sono praticamente un po' schiacciate, come vedete, sono buonissime e non costavano neanche tanto, mi sembrano pure in sconto. Poi qua vedo un'altra spezia nascosta che è pepe nero, anche io il pepe non mi fa impazzire. Poi questi tortelloni freschi che ragazzi è andata la Coop, prendeteli. Abbiamo preso ricotta e spinaci e funghi e anche con funghi porcini, di 2 e 2 abbiamo preso. Questi tra tutti i vari tortelloni che abbiamo provato sono i migliori anche per qualità prezzo perché non costano neanche tanto e ci stanno. Ne abbiamo provati altri del Famila, di altri posti, insomma non ci sono piaciuti, questi invece buonissimi. Spaghetti, bello spaghettino, qua di nuovo fagioli. Questo è la ricarica per il come si chiama? Il sapone per i piatti, adesso mi viene, detersivo, insomma, avete capito? L'ho trovato questo, limone, azione sgrassante, costava anche meno, vedete, formato risparmio, perché invece di prenderne due con le confezioni, uno senza confezioni, quindi noi quando possiamo prendiamo sempre questi. Prosciutto cotto, questa marca è top perché costa poco, cioè penso sia la marca più economica della Coop che c'è ed è veramente buono, quindi ve lo consiglio. Poi ho preso questo, provami gratis, cosa sarebbe? Non lo so, adesso devo capire. Comunque questo qui era anche in sconto di Lenore, oro e fiori di vaniglia. In teoria volevo prendere fabuloso quello al cocco, perché vabbè ce ne ho ancora proprio scorta. Non c'era la coppa di questo, questa coppa non c'è, quindi mi sa che mi toccherà andare al Tigottavo da un'altra parte. O anche al Conak che abbiamo qua di fianco. Questo dall'odore, perché io li sniffo sempre prima di comprarli, mi piaceva tanto, quindi voglio provare. Poi Lenore so che è una buona marca. Altri fusilli, sapone, questo invece per le mani, classico, l'ho preso per portarlo alla casa al mare, visto che l'abbiamo finito, e tanto per prenderne uno ho preso questo, ai mirtilli. Poi cipolle, che queste veramente Loris le ama, mangerebbe solo cipolle dalla mattina alla sera, quindi ovviamente in quantità industriali. Altra passata, banane, tantissime banane, che anche queste ce le mangiamo veramente come se fossimo delle scimmie. Uova, anche qua le avevamo finite, abbiamo preso 3 confezioni belle grosse, quindi ci sta sempre. Riso basmati, 2 confezioni perché lo stiamo finendo ed è veramente buono, non costa neanche tantissimo, quindi questo è top.
Broccoli, ne abbiamo presi due di broccoli da bollire nell'acqua. Questa è la fissa di Loris, soprattutto per le verdure, però anche a me piacciono, non mi dispiace il broccolo. Poi questo che non so cosa sia, ovviamente meno 50%, questo l'ha preso Loris. Non so, forse una mozzarella? No, ricotta, pure questa è una ricotta, quindi viviamo di ricotta. Poi Alpro, questi li amo, questi qui della Alpro sono veramente stra buoni, ma anche dietetici perché hanno tipo 80 calorie, mi sembra, per porzione, ecco 83, che è veramente poco e sa veramente di cioccolato, sembra proprio di mangiarsi cioccolato, quindi questi li amo e ve li consiglio un sacco. Sgombro, che secondo me è, come vedete, l'ho trovato uguale al tonno, almeno più o meno il gusto è quello, però Loris sì, mi piace, quindi l'ha preso ovviamente. Anguria cocomero, come lo chiamate, qua vediamo cosa c'è scritto: cocomeri baby 3,16 euro. Ne avrei preso anche un altro perché, come vedete, dalla mia mano non è tanto grande. Ma visto che a Loris non piace, lo mangio solo io, ho pensato di evitare di prenderlo troppo grosso che poi va male. Quindi ho preso questo che me lo mangio tutto io. Volevo prendere anche il melone, ma ho detto no, perché se poi va male, mangio solo io queste cose, dopo non va bene. Altri Alpro, mi ha fatto scorta. Qua un'altra cosa in sconto, abbiamo questo, è costine di suino alla Tex-Mex. Questo ispira anche a me, quindi sicuramente quando li facciamo, che Loris ama la carne, è proprio fissato con la carne, ma anche a me gusta, devo dire. Piadine di Bella Piada della Coop, che raga, queste sono straprovate, sono morbide, non sono secche, si cuociono bene, vi giuro, le amo. E poi basta, direi che vi ho fatto vedere praticamente tutto. Questo è il succo, che vi faccio vedere un po' meglio, di Pfanner, arancia rossa, questo è veramente ottimo. E niente, questa è tutta la spesa, come potete vedere, dalla quantità. E provate a dire un prezzo, anche se forse ve lo metterò già nel titolo, però adesso io vi faccio vedere il prezzo per farvi capire e mi dite anche nei commenti se per voi è un prezzo onesto o meno. Abbiamo speso 126,61 euro, ok? 126,61 euro. E vi giuro che è tantissima roba, come potete vedere da voi, e secondo me è un prezzo più che onesto. A noi ci piace fare la spesa, ci piace con calma far tutto e ci piace quando andiamo comprare un bel po' di cose, quindi direi che a sto giro ce l'abbiamo fatta. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se quello che ho preso vi può interessare, se anche voi mangiate le stesse nostre cose, insomma, sono curiosa, quindi fatemelo sapere. Vi ricordo sempre di lasciare un commento, un mi piace, un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo sicuramente in un prossimo video, quindi alla prossima e ciao a tutti!